Buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a vedere come ottenere Dredgen, ovvero il titolo che si otterrà completando il sigillo di azzardo. Per chi non sapesse cosa sono i sigilli, si tratta di un insieme di trionfi di una certa attività, ovviamente non facilissimi da completare, che se completati tutti ci forniranno un titolo, in questo caso Dredgen, che potremo equipaggiare e che apparirà sotto il nostro nome in tutte le attività. Oggi, come ho già detto, andremo a parlare di Dredgen, il titolo che potremmo ottenere completando il sigillo di azzardo. Iniziamo da questo semplicemente perché è il primo che siamo riusciti a completare, ma stiamo già cercando di completare anche gli altri. Per darvi un'idea generale di quanto tempo più o meno ci vuole per raggiungere questo obiettivo, io ho deciso di completarlo verso fine settembre, inizio ottobre, per poi ottenere il titolo qualche giorno fa. In realtà probabilmente ci avrei anche messo di meno, e adesso capirete anche il motivo. Partiamo dal primo trionfo che dovremmo completare, ovvero il lavoro guadagnato. Questo ci chiederà di completare il relativo distintivo sulla schermata delle collezioni per ottenere la ricompensa. Il distintivo, per chi non lo sapesse, è appunto quella sorta di libro che troviamo in basso a destra nella schermata delle collezioni, che appunto racchiude tutte le ricompense che possiamo ottenere in una certa attività. In questo caso dovremmo completare il distintivo di azzardo. Il mio problema è stato quello che non ho letto il trionfo iniziale, pensando che richiedesse di completare tutti gli altri. E non mi sono quindi concentrato sul completare il distintivo, fino a qualche settimana fa, quando mi sono reso conto di doverlo fare. Ma andiamo ora a vedere cosa serve per completare questo distintivo. Innanzitutto vi specifico che per completare un distintivo non serve riuscire a completare tutte e tre le classi, ma ne basta anche solo una. Ovviamente dovremo ottenere tutto il set d'armatura e tutte le armi. In più l'emblema Ternolotto, che ci dà il ramingo durante la campagna. Lo shader croma di azzardo, ottenibile smontando qualunque arma di azzardo che lo possegga. La cattiva condotta, droppabile dalla quest, che se non sapete come funziona vi lasciamo il video nelle schede. E la parte più difficile, ovvero la nave, l'astore e lo spettro. Per quanto riguarda la nave e l'astore, queste si droppano semplicemente uccidendo le chimere. Infatti, dopo aver ucciso la prima chimera e quindi ottenuto la quest del cattiva condotta, questa potrà ovviamente respawnare. E avremo la possibilità di droppare la nave e l'astore. Oltre a un'alternativa dell'emblema Ternolotto, che però non è presente nel distintivo. Tuttavia, se sconfiggeremo la chimera con un altro personaggio, otterremo comunque la quest del cattiva condotta. Dovrete quindi continuare a giocare con lo stesso personaggio. Da questo punto di vista io sono stato decisamente fortunato, perché ho droppato l'astore alla seconda chimera che ho trovato e la nave alla terza. Il lavoro però non era tuttavia finito. Infatti l'oggetto probabilmente più difficile da ottenere è l'involucro furtivo, che si droppa solo ed esclusivamente restando 3 volte il grado di azzardo. Per questo vi consiglio di munirvi di team e di tanta pazienza, perché purtroppo non c'è un metodo per farmarlo rapidamente se non con i punti doppio e tripli che vengono ogni tanto, metodo con il quale sono salito molto velocemente anch'io. Passiamo ora al secondo trionfo. Questo si chiama Falco di alto valore e ci chiede di sconfiggere bersagli importanti di ogni razza. Per bersagli importanti si intende i bersagli di altro profilo. Per chi non sapesse di cosa si tratta, ogni tanto nelle partite di azzardo sentiremo il ramingo annunciare l'arrivo di un bersaglio di alto profilo, che spesso spawnerà in una delle 2 zone dove non sono presenti i nemici. Questo sarà un bersaglio con la vita gialla, lo scudo, e lo riconosceremo perché brillerà. In ogni caso è un avvenimento abbastanza comune, e per far sì che vi conti la kill basta che gli infliggiate danno, e che poi ovviamente qualcuno della squadra lo uccida. Per trovarli però di tutte le razze dovremo semplicemente avere pazienza e giocare tante partite. Andiamo subito al terzo trionfo, luce contro luce. Questo ci chiederà di sconfiggere un invasore in azzardo mentre la sua super è attiva. Sono sicuro che esista un trionfo di azzardo che ci chiede di eliminare 10 invasori con la super attiva. Tuttavia non mi ricordo se anche per il sigillo debbano essere 10 o semplicemente 1. In ogni caso questo è un trionfo abbastanza difficile per il semplice fatto che sono molto pochi invasori che utilizzano la super. Quando però ce li ritroveremo davanti, basterà un colpo di simulatore o addirittura un'altra super per ucciderli. Il quarto trionfo si chiama Azzardo per tutte le stagioni. Ci chiederà appunto di vincere partite in azzardo contro tutte le razze. Trionfo molto semplice che otterrete semplicemente giocando. Dopodiché abbiamo Arsenale Età Oscura. Vinci una partita in azzardo con le armi di azzardo equipaggiate in ogni slot. Qui dovrete aver giocato un pochino per aver droppato appunto un'arma cinetica, un'energetica e una pesante. È quindi un trionfo che dipende totalmente dalla fortuna. Una volta droppata, semplicemente giocando riuscirete a vincere una partita. Il prossimo trionfo si chiama Autorevole e ci chiede semplicemente di ripristinare il nostro grado di infamia in azzardo, cosa che dovremmo comunque fare per lo spettro. Per chi non sapesse come si resetta un grado, semplicemente arrivati a 15.000 punti, dovremmo tenere premuto quadrato sull'icona di azzardo della mappa per appunto resettare il grado. Tengo a precisare che dai 12 ai 15.000 punti non saliremmo con le partite perse, ma dovremmo per forza vincerne.
Dopodiché abbiamo uno contro tutti. Questo ci chiede, come invasori, di sconfiggere 4 guardiani in una singola invasione. Il discorso è lo stesso degli invasori con la super attiva e varrà per tutti i trionfi che dovremo completare per più di una volta. Mi sembra che questa medaglia vada ottenuta 3 volte. Personalmente ho trovato questo trionfo abbastanza facile, non è più di tanto difficile fare un full team una volta invaso. In caso però vi trovate in difficoltà, vi consiglio di munirvi di simulatore dormiente o di arco spezza regine, o se siete bravi anche di cecchino. E dovreste riuscire a cavarvela. Per bancarotta invece dovremmo depositare 38 più particelle in un singolo round. Anche questa dovrebbe essere completata 3 volte. Trionfo molto semplice se abbiamo una squadra con cui giocare. Semplicemente chiederemo ai nostri compagni di lasciarci le particelle e la cosa sarà molto facile. È tuttavia fattibile farlo anche in solo. Io per esempio l'ho completato 27 volte. Il nano trionfo si chiama invece Fremito Assassino. Ci chiederà di sconfiggere 40 nemici in una singola partita senza morire. Anche questa dovrebbe essere completata 3 volte. Molto semplice se giochiamo in squadra, ma comunque fattibile anche in solo. Io l'ho completata infatti 14 volte. Passiamo invece al trionfo decisamente più difficile di questo sigillo, ovvero il trionfo proteggere il corridore. Questo ci chiederà come squadra di vincere una partita in azzardo in cui un giocatore deposita 100 particelle senza perderne nemmeno una. Il che vuol dire che non dovremmo per forza essere noi a depositare 100 particelle. Ma il trionfo è fattibile anche in solo. Infatti la prima volta che lo completai ero proprio in solo e depositai 108 particelle senza perderne nemmeno una. In squadra è ovviamente molto più semplice, basterà mettersi d'accordo, far prendere le particelle a uno e proteggerlo fino alla fine della partita. E ovviamente vincere. Un consiglio che vi do è di vincere un round, perderne uno e vincere il successivo, in modo tale da avere il massimo delle particelle raccoglibili. L'ultimo invece sigillo per ottenere il titolo Dredgen si chiama Pessimo Comportamento e ci chiederà semplicemente di ottenere l'arma Cattiva Condotta, che avremmo comunque dovuto ottenere per il distintivo. Quindi ragazzi, questa era la guida su come completare il sigillo di azzardo il prima possibile e nel modo più facile possibile secondo me. La difficoltà complessiva sta più che altro nell'avere fortuna nel droppare alcuni oggetti e nel giocare veramente tanto, perché i 3 reset non si fanno da soli. Vi consiglio di sfruttare il weekend con i punti doppi e tripli se ce ne saranno altri e in ogni caso di munirvi di una squadra. Quindi ragazzi, io direi che se il video vi è stato utile lasciate like, commentate e condividete, lo dite a tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tralissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video, vi lasciamo qua sotto in descrizione e anche del bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Io sono Gaul, per la tua luce.